Siamo su Mortal Kombat 5 e pronti per affrontare una nuova partitozza online, ma prima di cominciare volevo spacchettare qualcosina, visto che ho 246 gettoni, ho detto che al posto di immagazzinare tanti gettoni e fare uno spacchettamento unico gigante, andremo a spacchettarli insieme tutte le volte, così, visto che sono anche molto curioso, lo andremo a fare più spesso. Quindi volevo fare pacchetti arma questa volta, quindi utilizziamo il primo pacchetto e controlliamo, visto che mi mancano un po' di progetti qua e là, ragazzi. Volevo fare pacchetti arma per cercare di sbloccare armi che ancora non ho finito di sbloccare. Otteniamone un altro e spacchettiamo il prossimo. Di che cosa abbiamo qui? Vediamo, sempre prestigio per la Vice, poi la Vlad, altro progetto, e per il COM 4, che ormai siamo quasi giunti alla fine. Apriamo il prossimo pacchetto, ragazzi. Vediamo di cosa si tratta questa volta. Rullo di tamburi. Ok, per la Vice ancora. Per il petardo grande, per la COM 4. Ormai ci siamo, ragazzi. Ormai ci siamo. Ancora, altro pacchetto. Qui cosa abbiamo? Abbiamo pallettoni. Cacchio, ragazzi, pallettoni è una bellissima arma. La vorrei proprio. Mi mancano troppi progetti. Altro progetto per la Vlad e altro progetto per il COM 4, che ne manca uno solo per assemblarlo praticamente. QKR89, non capisco perché continua a darmelo, che ce l'ho già da una vita quest'arma. Comunque andiamo avanti, prossimo pacchetto, niente pacchetto. Bisogna spendere dei soldoni, quindi niente, abbiamo finito così, ragazzi. Terminiamo qui. Ok, che dire? Allora, andiamo a farci una partita multigiocatore. Questa volta volevo utilizzare il cacciatore di taglie con la Vosk 4, ma volevo fare una partita cattura la bandiera, che è da tantissimo che non facciamo, e poi ho letto nei vostri commenti che c'è qualcuno di voi che voleva vedere questa modalità, e volentieri la portiamo. Siamo in cattura la bandiera sui canali con la Vosk 4 cacciatore di taglie, quindi andremo a scegliere come supporto militare e elicottero di ricognizione, così per controllare il nemico dove si trova, per se ce lo troviamo davanti nella nostra strada. Bene, ragazzi, andiamo a catturare velocemente la bandiera. La partita appena cominciata, siamo 0-0, cioè non è proprio appena cominciata, comunque siamo 0-0, e qui davanti a noi notiamo subito la bandiera. Dobbiamo stare attenti, aspetta, non andiamo di qua, andiamo da qua, allunghiamo un po' il giro per cambiare percorso. Compagno di squadra, attenzione, altro compagno di squadra, attenzione, nemici, nemici, ragazzi, nemici fronte a noi, nemici fronte a noi. Granata, lanciamo una granata qui davanti, attenzione, attenzione, sparano di fronte, sono di fronte, sono di fronte, sono dappertutto, attenzione, aiutiamo il nostro compagno di squadra. Guardate come corre quello, guardatelo, guardatelo, corre di brutto. Assistenza uccisione, stiamo attenti che là in fondo potrebbe imboscarsi qualcuno per cercare. Elicottero di ricognizione, lo lanciamo subito. Oh cazzo, è di fronte a noi, di fronte a noi, di fronte a noi. Uccisione, cucchiamoci la sua arma perché ci serve, ragazzi. Elicottero di ricognizione, attenzione, bombardiere, bombardiere, bombardiere. Non l'ho letto. Nel frattempo noi scacciamo un casino di elicotteri, ragazzi, per cercare di trovare subito il nostro nemico, visto che con un altro, con un altro, due, cazzo, ragazzi, sono in due. Cacchio, questo è stato velocissimo con la sua pistola. Lux è Lux MK2, si è fregato la mia arma, bastardo. Ti piace la mia arma, eh? Adesso te la faccio assaggiare. Ok, torniamo sotto, ragazzi, siamo in difesa qui, hanno piazzato un po' di tutto per difendere la situazione. Noi torniamo in zona di conquista, ragazzi, perché voglio rubare la bandiera, cazzo. Nel frattempo scacciamo un elicottero e controlliamo e vediamo che qui subito c'è qualcuno che ci aspetta. Fresco fresco, ne arrivano degli altri. Bravo, scarica tutto il caricatore che poi tocca a me. Perfetto. Avanziamo, ragazzi, avanziamo. Avanziamo, più veloce, più veloce, più veloce. C'è qualcuno che spara da là in fondo. Noi gli lanciamo una granata. No, che bastardo, è sempre lui con la Lux MK2 e mi frega nuovamente l'arma.
Ma sei proprio un bastardone, eh? Ti piace, eh? Ok, va bene, fortunato che sei che sono qui vicino, arrivo subito, eh. Non ti preoccupare che arrivo subito. Attenzione, abbiamo un nemico qui, di fronte a noi. No, è anche dietro di noi. No, non mi dire che lui sta avanzando. Quello è un pericolo, ragazzi. Quello è un pericolo. Comunque siamo abbastanza equilibrati perché vedo che nessuno riesce ad arrivare alla bandiera. Né i nostri nemici, neanche noi. Volendo potrei fare un percorso alternativo. Che adesso se non ci riesco stavolta farò il percorso alternativo, ragazzi. Raccattiamo le armi, raccattiamo le armi. Elicottero ancora non pronto. Ok, percorso alternativo, ragazzi. Facciamo il giro da dietro per cercare di arrivare velocemente, ma proprio velocemente, alla bandiera. Ok, mettiamo la pistola per andare più veloci, spediti e via. Facciamo la strada al contrario. Vediamo se riusciamo a fargliela. Veloce, veloce, bombardiere, attenzione ragazzi, l'hanno scacciato, eh. Veloce, veloce. Attenzione, rimettiamo l'arma. Controlliamo bene perché qualcuno potrebbe imboscarsi anche qua per controllare i vari accessi, giustamente. Cazzo, è uno dei miei. Eccolo lì, ragazzi. Eccolo là in fondo. È lì in fondo, ragazzi. Ma io voglio fare ancora di più. Voglio finire proprio lì dentro. Seguiamo il nostro compagno di squadra. Bravissimo, anche lui ha avuto la stessa pensata. Bravissimo, ha fregato la bandiera. Bravo. E vieni qua, bello. Bello, non rompere le scatole al mio compagno di squadra. Salvataggio, ragazzi. In calcio d'angolo, attenzione. Attenzione, attenzione, attenzione. Coltello, dove cazzo è il coltello? Porca miseria. Mi sono lasciato fregare. Mi sono lasciato fregare. Mi ha fregato l'arma nuovamente, sto bastardo. Ok, torniamo in zona, ragazzi. Veloce, nuovamente. Questa volta ce lo conserviamo l'elicottero di ricognizione e lo teniamo per il ritorno, che è più importante. Ok. Ci riproviamo, ragazzi. Ci riproviamo. Bombardiere nemico attivato. No, ma cos'è? Modalità morte improvvisa. Ok. E adesso so cazzi. Cazzo, morte improvvisa, bombardiere. Controlliamo il tetto, controlliamo il tetto. Doppio tetto. Bastardi, eh. Io ragazzi, anche se c'è la morte improvvisa, vado avanti lo stesso. Non voglio rimanere qui ad aspettare che mi ammazzino. Quindi, elicottero di ricognizione, attenzione, 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 questo è un cecchino. No, bastardo! Non si può tornare in gioco. Mi ha fregato, eh. Lo sapevo che mi fregava il cecchino. Io ci ho voluto provare lo stesso, Mi sa che termina qui la nostra partitozza ruba bandiera. Porca miseria, ragazzi. Guardatelo, guardatelo. Tutto bello spedito, eh. Imboscato. Stai imboscato fino alla fine e vinci per forza, eh. Vai, vai, però si sta buttando, si sta buttando. Partita completata, 0-0. Chi l'ha vinta? L'ha vinta la squadra avversaria. Perché? Perché ci hanno seccati tutti quanti, ragazzi. Il tempo è scaduto, nessuno ha preso la bandiera e giustamente noi ce lo siamo presi in quel posticino. Abbiamo fatto 5 uccisioni, siamo morti 6 volte e che dire? Partita carina, divertente alla fine e torneremo la prossima volta, ragazzi, con magari un'altra modalità. Adesso vediamo, faremo un po'. Adesso ricomincerò un po' a rifare a random tutte le modalità in modo da cambiare anche un pochettino. Visto che poi quando ritorniamo a fare queste modalità dove non giochiamo da tanto, giustamente, non siamo più allenati e facciamo un po' chiacchiere. Quindi, spero
Spolliciate ragazzi se vi è piaciuto il video, mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, non mancate al prossimo appuntamento e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!